Buongiorno e bentornati a Medicina 33. Purtroppo non sono soltanto gli adulti a soffrire di colesterolo alto, a volte accade anche ai bambini e non soltanto perché mangiano male. Si chiama ipercolesterolemia familiare, vedremo come si cura. Ma iniziamo a parlare dei bambini con il colesterolo troppo alto. Ci racconta tutto Giovanni Nicoletti. Troppi grassi, poco movimento. Circa 2 milioni di bambini in Italia hanno il colesterolo alto, ma non sempre è colpa di cibo spazzatura o di troppe ore davanti alla TV. Alti valori di colesterolo in età pediatrica sono dovuti a volte a un difetto genetico. Si chiama ipercolesterolemia familiare. Mio figlio oggi ha quasi 9 anni. E ce ne siamo accorti quando lui aveva 2 anni e mezzo in seguito a delle convulsioni febbrili. Quindi è stato riscontrato un valore del colesterolo totale di circa 500 e qualcosa. In queste forme genetiche è il recettore che sta sul fegato e che cattura il colesterolo e lo catabolizza, lo metabolizza, che non funziona, di conseguenza il colesterolo resta in circolo. La cellula, che non sa che nel sangue ce n'è tanto, ne produce altro, quindi si è raggiungono valori di colesterolo LDL, che è il principale responsabile della formazione della placca, arrivi a valori sopra 130 mg decilitro. Bambini a rischio di infarto o ictus già dai primi anni di vita. Nelle forme più gravi, omozigote, come quella di Ivan, sono entrambi i genitori a trasmettere il difetto genetico. Una forma molto rara, si registrano in Italia appena 70 casi di questo tipo. I livelli di colesterolo salgono fino a 8 volte più del normale, ostruiscono le arterie, depositandosi perfino su pelle e cornea. Ogni settimana Ivan, accompagnato dalla mamma, viene qui, in questo centro specializzato per le malattie rare dell'ospedale Bambino Gesù a Roma. Grazie a questa macchina il suo sangue viene ripulito dal colesterolo che il suo organismo non riesce a eliminare. Unica alternativa in questi casi è il trapianto di fegato. Una corretta alimentazione e i farmaci possono invece aiutare nei casi un po' meno gravi. Le forme cosiddette eterozigote colpiscono un bambino ogni 380, che eredita soltanto uno dei geni difettosi da un singolo genitore. In questi casi la malattia è meno rara, ma più subdola. Non ci sono sintomi sino all'evento acuto, ischemia, ictus, infarto, che può verificarsi già a partire dai 30 anni. Per questo è importante la diagnosi precoce. Siccome sappiamo quanto le malattie cardiovascolari incidano sulla morbilità e mortalità nel nostro paese, nei paesi occidentali in generale, intercettarli da piccoli ancora sintomatici vuol dire in qualche modo permettergli una vita normale e un'aspettativa di vita sovrapponibile a quelli non malati. Una diagnosi complessa ma indispensabile per poter scegliere la cura più appropriata. Si parte in ogni caso con qualunque paziente con una terapia dietetica, uno stile di vita adeguato a far sì che il colesterolo si abbassi, e si fa per 6 mesi. Se si ha un abbassamento al di sotto di valori considerati sicuri, si prosegue con questa strategia. Se invece non si ottiene di portare il colesterolo LDL sotto 130, ci sono poi degli integratori dietetici che favoriscono l'eliminazione del colesterolo a livello intestinale, fino ai farmaci, le famose statine, la cui somministrazione è regolamentata e quindi possono essere utilizzati dopo gli 8-10 anni. E in questi laboratori di genetica si studiano nuove possibilità di cura. La ricerca da una parte è indirizzata alla scoperta di nuove mutazioni, il gene può non funzionare per diversi motivi, pensi che ne conosciamo 1600 ad oggi di mutazioni del gene responsabile dell'ipercolesterolemia familiare, e dall'altra parte di acquisire informazioni sui meccanismi di malattia patogenetici, proprio perché capendo i meccanismi possiamo anche capire come curare meglio questi pazienti.